pareggio nell'amichevole 1-1 contro l'Hannover segna la fine del ritiro austriaco, ora 2 giorni di riposo e poi di nuovo sul campo a Udine. La settimana che comincia domani si preannuncia davvero rovente. Un anticiclone di origine africana farà salire il termometro, possibili 38 gradi. Viene costruito a blocchi sul posto il nuovo ponte sul Tagliamento. Ecco le immagini, la parte più impegnativa del cantiere per la terza corsia. Inaugurata da Matrice l'area food realizzata dalla filiera legno del Friuli su progetto di Boeri con i fondi di Un Aiuto Subito. Buonasera dalla redazione di UD News, di nuovo buona domenica a tutti voi. Abbiamo appena visto la partita fra l'Udinese e l'Hannover, conclusasi 1-1, un amichevole, un pareggio che chiude il ritiro austriaco, la parte del ritiro precampionato in Austria dei bianconeri. Adesso qualche giorno di vacanza e poi di nuovo tutti al lavoro sui campi di Udine. Siamo pronti per collegarci con Maurizio Ferrari, che ha appena concluso, appena terminato di raccontarci questa amichevole. Maurizio, ti do subito la linea per un riassunto, un commento di questa amichevole. A te. Sì, bentornati a Wolfsburg, dove si è appena conclusa l'amichevole alla Lavantal Arena, 1-1, il secondo pareggio. Si conclude dunque così il ritiro dei bianconeri, 3 le vittorie, 2 appunto i pari per la formazione di mister Del Neri. Quest'oggi il pareggio immediato lo ha firmato Stipe Perizza dopo il vantaggio dei tedeschi nel corso del secondo tempo. Non ci sono state tantissime conclusioni nella prima frazione, a dimostrazione di una gara molto molto equilibrata in cui hanno prevalso le difese. Poi nella ripresa i bianconeri, anche con tanti cambi e con tanti giovani, sono riusciti a reggere anche l'impatto dopo il bel gol di Stipe, che sentiremo anche ai nostri microfoni tra poco e ve lo proporremo nel corso dei nostri prossimi appuntamenti. Dunque buone indicazioni che arrivano dal ritiro austriaco e su cui Del Neri dovrà lavorare anche nelle prossime settimane. Hai già detto tu quello che sarà anche il momento di riposo, ci saranno 2 giorni di break per la squadra che riprenderà a lavorare mercoledì. Ci sarà dunque un po' di respiro dopo 2 settimane di lavoro intenso, 15 giorni qui in Austria, la settimana precedente invece in quel di Udine, 21 giorni di lavoro molto molto buoni, su cui logicamente si basa anche un po' tutto quello che è il prossimo campionato. Però rimaniamo vigili su quella che è stata la giornata di oggi e andiamo proprio a rivedere le immagini con la sintesi dell'amichevole tra Hannover 96 e Udinese. Amici di Udinese TV, benvenuti alla Lavantal Arena di Wolfsburg, sede dell'amichevole dell'ultimo test austriaco per gli uomini di mister Del Neri. L'avversaria di quest'oggi sarà l'Hannover 96. Sta per cominciare l'ultimo test austriaco per la formazione bianconera prima della chiusura del ritiro e 2 meritati giorni di riposo. Partiti alla Lavantal Arena di Wolfsburg. Oggi probabilmente Bizzarri giocherà qualche minuto in più. De Paul si accentra e scarica molto bene per Pezzella, che può andare al cross. Stipe Perizza con la testa e palla che rotola lentamente ma molto angolata vicino alla porta, difesa da Esser. Si libera bene Perizza, che tocca altrettanto bene nella zona di Pezzella. E qui, se fosse stato l'arbitro della scorsa partita, ci sarebbero stati gli estremi per il calcio di rigore. Quanta difficoltà ogni volta per Sané a controllare il pallone, anche stavolta si è dovuto spondare all'indietro. Occhio invece ad Arnik dall'altra parte, il pallonetto su Bizzarri, il colpo di testa per non avere nessun tipo di indugio da parte di Giuseppe Pezzella. È bravo Klaus nel liberarsi lo spazio, lo contrasta Angella, va addirittura alla conclusione, palla alta sopra la traversa. Siamo oltre il 45esimo, infatti arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara a dar supporto a Stipe Perizza, che dunque quest'oggi sarà costretto ad un minutaggio extra. Inizia la ripresa con proprio Stipe, che passa al connazionale Andrea Balic. Danton bene per il numero 11, occhio perché Pavel Bochnevich ci lascia lo spazio, il tiro e il gol da parte di Klaus, che si è centrato molto bene, ha lasciato partire il sinistro. Qui però si vedono i limiti difensivi di un elemento che è abituato a giocare centrale, non ha seguito l'uomo, la difesa non è stata reattiva nell'andare a chiudere, del comportamento appunto verso il suo compagno. Matos riesce a scendere sul fondo per Perizza, il pareggio immediato dell'Udinese con Stipe Perizza lestissimo nel toccare di sinistro, il cross di Rieder Matos, bravo il brasiliano a crossare preciso, altrettanto bravo Stipe nel sfruttare anche l'occasione da titolare, non semplicemente questa palla. Era importante per Stipe tornare al gol.
gol dopo la rete segnata al secondo match. Ma sai, lo dicevo in apertura di partita, se Perizza si preoccupa, come sta facendo, come sta crescendo molto in questo precampionato, di stare là, di presidiare l'area avversaria, che però riesce con Prib che fa passare ora il pallone per Albornoz, il cross in mezzo per poco non ci arriva, più uomini dell'Hannover non vedendo quello che era l'inserimento di Matos. Bianco al cross, arriva la palla a Rieder, Matos una finta, può calciare, Matos ha indugiato troppo questa volta, Rieder doveva calciare prima, ha dimostrato insomma quelli che sono i suoi limiti, così come peraltro è successo prima anche con Pavel Bokniewicz. Il rilancio di Simone Scuffet e il triplice fischio dell'arbitro che decreta la fine di questa gara, la fine del ritiro per i bianconeri. E dunque, con la seconda rete in questo precampionato di Stipe Perizza, dopo la bellissima rovesciata che aveva fatto in quel dell'Austria, sempre contro la formazione della Lalligedda Agmund, si chiude questo ritiro. La squadra, terminata la doccia e anche le interviste con noi di Udinese TV, farà rientro in Friuli e poi appunto due giorni di meritato riposo. Me li prenderò pure io, Angela, perché il ritiro è stato duro. Si chiude anche la nostra vera e propria maratona che ci ha visto protagonisti a St. Veit e dunque ti restituisco nuovamente la linea, ci ritroveremo ovviamente anche per le dirette degli allenamenti a partire da quella che sarà la ripresa di mercoledì, sempre con la nostra striscia alle 17. Un saluto a tutti voi e un buon proseguimento. Grazie, grazie a Maurizio Ferrari per questo collegamento. E al ritorno a Udine la squadra troverà un clima decisamente diverso rispetto a quello in cui ha lavorato in questi giorni in Austria. Tra poco ne parleremo, prima però, continuando a parlare di calcio, vi ricordo che questa sera alle 22:30 vi trasmetteremo in differita la partita di Coppa Italia fra Pordenone e Matelica, che si giocherà questa sera alle 20:30 al Bottecchia di Pordenone. Quindi vi ricordo, alle 22:30 potrete vedere su Udinese TV anche questa gara di Coppa Italia. Dicevamo del meteo, ultime ore di caldo ancora accettabile, perché la settimana che comincia domani si preannuncia davvero rovente. Un anticiclone di origine africana si impadronirà del Mediterraneo, favorendo un progressivo e prolungato afflusso di masse d'aria calda e secca proveniente dal Sahara. Le temperature cominceranno a salire già dalla giornata di domani, quando secondo gli esperti dell'Osmer ARPA le massime potranno raggiungere i 32-35 gradi in pianura. Nel corso della settimana il termometro salirà gradualmente. Per la giornata di giovedì al momento sono previsti anche 38 gradi. Un'ondata di caldo non solo intensa ma anche duratura, tanto che potremmo portarcela dietro almeno fino al 6-7 agosto. Siamo alla cronaca ora. I carabinieri di Udine hanno arrestato la scorsa notte un cittadino colombiano con l'accusa di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, al termine di un torneo di calcio che si stava svolgendo in città, ha percosso e ferito la compagna e una cugina di quest'ultima che cercava di fermarlo. L'aggressione è avvenuta poco prima della mezzanotte, durante un intigio cominciato, secondo gli investigatori, per motivi banali. Le due donne sono state medicate in pronto soccorso. L'uomo, invece, già denunciato dalla compagna per violenze e maltrattamenti nel corso degli ultimi anni, è stato tratto in arresto. Andiamo a vedere adesso le immagini dei lavori per la realizzazione del ponte sul Tagliamento nell'ambito dei cantieri per la realizzazione della terza corsia. Un intervento molto importante, molto consistente, che prevede la realizzazione di 38 pile, degli enormi piloni, ognuno dei quali è composto da 8 pali del diametro di 1,5 metri, infissi nel terreno fino a 75 metri di profondità, e poi 1186 conci delle gigantesche strutture dalla forma di trapezio rovesciato del peso di 90 tonnellate l'uno, due impalcati affiancati lunghi 1,5 chilometri sul quale passerà l'autostrada. Questa la fotografia tecnica del nuovo ponte sul fiume Tagliamento. I primi conci, riferisce Autovie Venete, sono stati realizzati e stoccati in un'area apposita del cantiere situata nei pressi del futuro ponte, in attesa di venir montati sulle prime pile non appena pronte. La costruzione dei conci viene effettuata in loco e parte dalla realizzazione di un'armatura di tondini metalli
metallici 6.800 kg che, inserita in una speciale macchina contenitore, viene ricoperta da una colata di cemento e quindi fatta indurire. Il terzo lotto della terza corsia della 4, che comprende il ponte sul Tagliamento, è quello più consistente e la sua ultimazione è prevista entro il 2020. Abbiamo visto appunto in queste immagini la realizzazione di queste strutture che poi assemblate daranno vita al nuovo ponte sul Tagliamento. E ora le polemiche divampate oggi in materia di sanità, dopo i ritardi raccontati dalla stampa nei giorni scorsi, ritardi di alcuni interventi dell'ambulanza del 118 a Magnago e anche ieri a Passons. Ad accendere la polemica Riccardo Riccardi, che ha detto: i fatti si incarnano puntualmente, di smentire i toni trionfalistici con cui la Presidente Serracchiani e l'assessore Telesca provano a vendere la disastrosa riforma con cui hanno distrutto la sanità regionale. Queste le parole di Riccardi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, che ha detto l'altro giorno, che ha ricordato l'episodio dell'altro giorno di Magnago e quello di ieri a Passons. Ma la conferma del fallimento, prosegue Riccardi, sta anche nelle gravissime parole del direttore della centrale unica del 118, Vittorio Antonaglia, che dice che le risorse non sono sufficienti per dare risposte a tutti. La replica dell'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca: in casi eccezionali può verificarsi che più eventi urgenti facciano attendere un evento non urgente, ha detto Telesca. Diversamente bisognerebbe avere un numero infinito di mezzi e questo non sarebbe possibile, perché servirebbero infinite risorse. In un clima non avvelenato dall'ostilità politica e dalla fame mediatica di campagna elettorale, ha detto ancora l'assessore, si parlerebbe di queste cose con più serenità ed equilibrio. Cambiamo notizie adesso, cambiamo anche luogo, andiamo ad Amatrice, dove ieri sera è stato inaugurato il nuovo villaggio del food, un'area dove oltre alla mensa hanno trovato posto un bar e 7 ristoranti storici del borgo, crollati a seguito della scossa del 24 agosto scorso. E c'è molto Friuli Venezia Giulia in questa struttura, realizzata grazie agli 8 milioni raccolti da un aiuto subito, su iniziativa di Corriere della Sera e TG La 7. Il progetto dell'architetto Stefano Boeri è stato infatti realizzato dalle aziende della filiera legno del Friuli Venezia Giulia, coordinate dal consorzio Innova FVG. In questo progetto, ha ricordato il presidente Michele Morgante, abbiamo messo a disposizione tutto il know-how e il potenziale di innovazione che le nostre aziende hanno sviluppato a partire dalla ricostruzione post-sisma del 76. Fieri di aver accettato la sfida della ricostruzione di Amatrice, ha aggiunto Matteo Marsiglio, titolare dell'azienda Domus Gaia, utilizzando il legno, materiale antisismico per eccellenza e per il quale si sta facendo una vasta azione di sensibilizzazione in centro Italia. L'inaugurazione dell'area food ad Amatrice fa seguito all'inaugurazione del nuovo padiglione delle esposizioni, avvenuta lo scorso 30 giugno a Norcia e realizzato sempre dalla filiera del legno del Friuli Venezia Giulia. E andiamo a Lignano adesso, andiamo a Lignano con le immagini della Color Run che si è corsa ieri pomeriggio. Vediamo le immagini che ci mostrano i momenti precedenti la partenza, una gara alla quale hanno partecipato più di 17.000 persone. In questo momento le vediamo appunto in attesa della partenza, tutte già colorate, ancor prima di essere bersagliate dalle polveri, anche in questo caso coloratissime, lanciate dagli organizzatori proprio durante il percorso, durante la gara. E qui vediamo proprio il lancio di queste polveri colorate che hanno colorato ancora di più i partecipanti a questa gara, oltre 17.000, quasi 18.000, come dicevamo prima, partiti a scaglioni proprio per consentire a tutti di percorrere in tranquillità.
tranquillità il tratto di gara che si è snodato lungo la pineta di Lignano, sul lungomare, e poi ancora il ritrovo in piazza Marcello d'Olivo per il concerto conclusivo, la musica che ha chiuso questa edizione lignanese, questa tappa lignanese della Kermesse. Vediamo ancora appunto le immagini dei partecipanti, tanti giovanissimi, ma come abbiamo visto prima anche qualcuno con i capelli bianchi. Rientriamo in studio, ma rimaniamo a Lignano, perché tra le novità proposte per questa estate dalla località balneare friulana ci sono le biciclette da spiaggia, mezzi su due ruote che stanno conquistando sportivi e curiosi. Le abbiamo provate anche noi, le ha provate David Zanirato, vediamo. Abbiamo inforcato i pedali da terrazza mare, siamo arrivati qui davanti al Faro Rosso. Kevin Locatelli della Lignano Sabbiadoro Gestioni. Queste fat bike attirano sempre di più l'attenzione degli amanti della bici e non solo. Sì, sono diventati uno spot un po' per tutte le nostre escursioni. Noi sono 12 anni quasi che facciamo escursioni in bicicletta. Con l'arrivo delle first hand bike la cosa ha attirato sempre un pubblico maggiore, quindi dai bambini, le mamme, signore. Un po' tutti hanno questa voglia di provare l'ebbrezza di andare a correre sull'acqua con queste ruote. Dove le si possono trovare per chi arriva a Lignano Sabbiadoro? A Lignano Sabbiadoro abbiamo all'ingresso della terrazza mare, l'info point in cui c'è l'informazione turistica, il noleggio gratuito di biciclette e la possibilità di usufruire di questo servizio alle 7:30 la mattina. Infatti, dobbiamo ricordarlo, c'è un orario ben preciso. Sì, per non creare disagio anche durante la giornata con il resto dei bagnanti e la normale balneazione della spiaggia, la Capitaneria di Porto ci ha autorizzato ad utilizzare le bici dalle 7:30 alle 8:30 la mattina, che poi è anche un orario particolare perché grazie alle maree è possibile proprio passare da un'isola all'altra, quindi si creano delle atmosfere particolari che durante il giorno non si vedono e chi viene normalmente in spiaggia non le trova. Il giro suggerito attraverso il lungomare? Sì, noi abbiamo provato varie soluzioni, provare ad andare dalla terrazza mare verso Pineta, ma mancava un obiettivo da raggiungere. Per chi fa bicicletta ci vuole sempre uno scopo alto per arrivare, no? Invece sull'altro lato, facendo il Faro Rosso, a questo punto c'è l'obiettivo e c'è la possibilità di fare un circuito risalendo poi lungo laguna su un sentiero sterrato. E da Lignano andiamo a Grado adesso per parlare di una mostra mercato di libri e oggetti antichi. Vediamo. Cartografie antiche, preziosi dipinti, libri e documenti raffinati per raccontare due secoli di storia, dalla Serenissima di Venezia all'Impero Austro-Ungarico, o meglio dal Leone di San Marco all'Aquila Bicipite, come dice il titolo della mostra, 19ª edizione di stampa antica, allestita fino al 15 ottobre tra l'Hotel Astoria e il Cinema Cristallo di Grado, in sinergia tra libreria Lega Antiqua e Biblioteca Statale Isontina. Grado è stata da sempre legata anche a Venezia, quindi si parte dalla fine della Repubblica di Venezia, quindi la seconda metà del Settecento, fino ai primi anni del Novecento, dove si tratta in pieno, dove si è svolta anche qua la secessione viennese. Ecco. Tra i legami della mostra con Grado c'è anche questa biblioteca, appartenuta al Feldmaresciallo Bianchi, duca di Casalanza, uno dei capostipiti della famiglia nobile Bianchi, proprietaria delle storiche ville gradesi prospicenti la spiaggia. La biblioteca era composta in origine da oltre 2000 libri antichi di storia dell'esercito e strategia militare. Tra gli oggetti in mostra, da segnalare anche un'inedita collezione dei dipinti di Lino Selvatico, pittore veneziano maestro della Belle Époque, disegni trovati in un taccuino e dedicati alla figura femminile. E poi ancora le carte personali dell'ambasciatore Daniele Andrea Dolfin al servizio dell'ultimo doge di Venezia, Lodovico Manin, pezzi unici, rari, che riportano a Grado un'atmosfera d'altri tempi. Prestigiosa affermazione per la raccolta di poesie Telepatia, firma del poeta e scrittore friulano Gianmario Villalta, direttore artistico di Pordenone Legge. Ha vinto infatti il premio Carducci, giunto alla 61ª edizione. L'annuncio è arrivato nelle ultime ore nella città di Pietrasanta, che diede i natali al grande poeta del XIX secolo. Gianmario Villalta ha ritirato il premio dalle mani del sindaco Massimo Malegni. Telepatia ha inaugurato la collana giallo-oro avviata dalla Fondazione Pordenonelegge.it, è dedicata alle nuove voci della poesia italiana, che ha tra l'altro alcuni volumi nuovi in uscita proprio il 1° agosto.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo ora. Domani su pianura e costa avremo cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana cielo poco nuvoloso per la possibile formazione di modesta nuvolosità. Venti a regime di brezza e temperature che, come detto, domani cominceranno a salire raggiungendo le massime di 32-35 gradi in pianura. È tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per la vostra attenzione e l'invito ovviamente è quello di rimanere in nostra compagnia. Buona serata a tutti.